però poi è apparso così. Ah, ecco, questo che è quello che ce l'ha, chi è? Ah, ragazzi, la famosa di cosa in Italy col Bad 3 Resurrection, Italian name, la risurrezione. Avete presente Kimura, sì, quella dove ha capovolto tutta la chioma e le radici sono diventate il secco apicale e poi ne è stato il verde? Quella adesso è in Cina, perché è stata acquistata un po' di anni fa ed è stata portata in Cina. Questa qui è la sua nuova lavorazione, dove su una pianta con caratteristiche molto simili ha eseguito la stessa impostazione. So it was like roots here and here was the top. So he also grafted some roots here and tore it down. Praticamente qui c'erano tutte le radici e invece quello era l'apice della pianta. Queste erano tutte radici, infatti vedete che sono molto movimentate. E ha deciso di innestare le radici sulla cima e la chioma sopra, fin dove è potuto arrivare ovviamente, e poi dopo con un po' di lavoro è riuscito a ribaltarle, a lavorarla a secco. In questa ha detto che gli piace molto perché ha visto in queste radici come le unghie del drago. Sapete il drago cinese, quello molto lungo, come quello che c'è dentro in Famulan, quello lungo con le zampe ad artiglio. E ci ha visto questa immagine all'interno di questa pianta, anche perché come vedete è molto movimentata e poi si allunga facendo i giri. Ok, la prossima. Yes, in Kokufu. Ragazzi, questa pianta era esposta a una precedente Kokufu ed era diciamo dritta, cioè quella parte lì toccava il terreno e tutta la chioma era spostata a destra. E qualche anno fa ha deciso, dopo che aveva esposto la Kokufu, quindi pensate l'importanza e la formazione della pianta, ha deciso di cambiargli l'inclinazione e reimpostarla per dargli più dinamicità, diciamo, inclinando il tronco leggermente verso sinistra e dovendo togliere delle radici che proseguivano lungo quel pezzo di secco. Ah, ok. Il prossimo ce lo spiega direttamente il maestro, se è a disposizione. Che ha fatto un lavoro come quello che ci ha fatto vedere nella Timbon prima, cioè ha tirato via la parte secca, lasciando soltanto quella via e poi piegandola per metterlo dentro nel vaso. Cioè, vedere il prima e il dopo è bellissimo. Anche questo è molto. Ah, ecco, guardate questo, perché questo qui è davvero impressionante.